Stamattina stavo rispondendo a un mio amico di Facebook che si chiama Hermins e cambia sempre il suo nome, stavolta Hermins sempre sveglio, una roba così, che mi chiedeva varie cose. Una di quelle cui ho risposto è: cosa è la giustizia? E io gli ho risposto, proprio riferendo il pensiero nostro e il concetto nostro a quello che il termine giustizia rimanda come valore numerico. Perché noi, come abbiamo una struttura atomica per arrivare alla struttura della realtà concreta, usiamo la stessa struttura atomica per interpretarla idealmente, al punto che 10 elevato a meno 10 è la lettera A, 10 elevato a meno 9 è la lettera B, 10 elevato a meno 8 è la C. A questo punto 10 elevato a 10, cioè l'unità, è 10 elevato a 10 unità atomiche, ossia una unità, è esattamente a livello del 10 come potenza, ed è la lettera L, il che spiega proprio il nome dato originariamente a Dio da tante fedi, come Ele, Eli, Elohim, Allah. Ecco, riferendomi a questo sistema per rispondergli in relazione a che cosa è la giustizia, dando il valore a tutte le lettere che compongono la parola giustizia, viene esattamente il quantitativo 110 di quanto è proprio la giustizia di un sistema che si presenti come il ciclo 10 e che abbia nella dimensione del piano del flusso un 10x10 e abbia un 10 come flusso. Aggiungendo a questi quantitativi assoluti numerici 100 e 10, il valore 110, abbiamo proprio quanto è conforme alla giustizia. Ma stavo rispondendo al termine gioia, perché dopo il valore e la domanda che cos'è la giustizia, mi ha chiesto che cosa sia la gioia e il computer è andato in palla. E allora io ho sospeso. Ricomincio qui, in questo primo giorno in cui io mi dedico a fare un po' di vacanza e ho portato con me la telecamera e state vedendo quello che vedo io, Montesilvano Marina. E mentre vi parlo, una volta tanto, invece di guardare la mia faccia, vedete appunto quello che sto vedendo anch'io mentre vi parlo. E quindi, mentre intendiamo le cose, occupiamoci delle cose che vediamo. E che cosa vediamo quando pensiamo alla gioia? Vedete, Gio è il nome di Gesù originario in aramaico, che si chiamava Joshua. Visto che Gesù è un ente trinitario, va considerato nelle prime tre lettere di Joshua, ed è Gio. Invece il Dio Padre, Yahweh, considerato nella prima espressione delle due lettere che si riferiscono a Padre e Spirito Santo, e sono il Yah di Yahweh, che conclude gioia, ecco, la gioia è quando e quanto parte da Gesù, inteso come un Dio trino, e finisce e si conclude nella fine come il principio,
con Yahweh, e Gioia è l'insieme di Joshua e di Yahweh. Questa è la gioia. Se noi andiamo a valutarla in termini poi fondamentali di struttura elementare del calcolo e cerchiamo di capire che cosa sia, la G è 7 più 9 della I fa 16, la O è 13, per cui Gio diventa 29, la I è 29 e Gio. Ro è 29, come Gio. Infatti Ro e Gio, mentre Ro è binario, quella R iniziale di Ro, che diventa G, si scompone in 7 per la G più 9 per la I, e 7 e 9 fa 16, il 16 di R. Quindi Gio ha il valore di quel Ro che appartiene al fine cui serve un nume Ro, ossia un valore che sia elevato alla divina capacità di rappresentare tutte le cose. Ebbene, 29 più Yah, e Yah che cos'è? Yah è il 10, è proprio il ciclo unitario di cui si avvale Dio. Quindi gioia è 29 più 10, 39. E che cos'è 39? È il libro 1 della Genesi sommato al capitolo 38. Voi dite che non si può sommare un libro al capitolo, perché non siete esperti di calcolo assoluto. Il calcolo assoluto non si occupa delle cose in sé, ma semplicemente del valore numerico. E poiché Genesi è il libro 1, è una unità. Il capitolo 38 è un numero, e essendo 1 e 38 due numeri, la loro somma, 1 più 38, 39, è gioia. E gioia, vedete bene, che nuovamente arriva proprio a quel libro di Genesi 38, in cui c'è, nel momento in cui si fissa il popolo di Dio, c'è la comparsa di due gemelli ottenuti da una mamma che si chiama Tamar, che ha un rapporto non con i suoi due mariti che sono morti, ma supplettivo con il padre loro, ed è la prefigurazione di Maria assieme a quel Tata che è Dio Padre. Nel meridione, in certe lingue proprio del dialetto di dove sono io, chiamano ancora Tata il padre, per cui Tamar è il padre e Maria sono proprio quella coppia nuziale che formano poi il valore di questa nascita. Ma perché nascono due gemelli? È perché nascono il padre e il figlio, assieme nascono. Maria è madre due volte di Gesù e della sua parusia. E quando Maria è madre la seconda volta della sua parusia, è proprio in Tamar, mia madre, Baratta Mariannina, proprio in quanto congiunge a livello binario e trinitario il Ta di Baratta e il Mar di Mariannina. Io, lo sapete, ho due mamme, una terrena e l'altra celeste. Sono stato allattato da tutte e due, perché quando mia madre mi allattava, e lo ha fatto per 2 anni, io poppavo latte e sangue a causa della sua mastite, e lei, mentre mi allattava, implorava: "Maronna, Maronna", e io poppavo felice latte e sangue
attingendolo dalla mia madre reale per conto di quella mamma ideale, esattamente come Mosè, il piccolo Mosè salvato dalle acque, che fu trovato dalla regina e fu allattato da sua madre, perché sua sorella aveva seguito la culla e quando si accorse che c'era il problema dell'allattamento si rivolse alla regina e le disse: c'è una ebrea cui è morto il figlio, se volete lo allatta. E così il piccolo Mosè fu allattato da sua madre in nome e per conto della regina, come ha fatto mia madre. Mosè è quello che io ho al centro del mio nome, Modè, è la stessa cosa. Mosè è l'interpretazione in italiano, che è la lingua essenziale che fa capire esattamente le cose nel significato puro che hanno. Mo, esse, significa che adesso, mo, in questo momento, Salvatore è. Invece Modè indica che in questo momento Dio è. È uno e trino in quella D. Ebbene, a Modè o è proprio il Mosè, che adesso è Dio, ossia quel traghettatore che vi porta tutti in cielo. Ma in che modo? Facendo scendere il cielo sulla terra, perché vi dice: attenzione, siete tutti quanti Dio nella croce assunta in ciascuno di voi, come avete visto nel campione puro Gesù Cristo, che prima di morire volle lavare i piedi ai suoi apostoli, perché Gesù ha lo scopo di lavarvi i piedi, di essere usato da voi per riconoscere vero quello che c'è in voi. In voi c'è un Dio e io vi sto insegnando come si esplica questa divina capacità vostra attraverso proprio quel numero che nell'italiano, che dice il vero, è un ro, che è un nume, laddove il ro, come vi ho spiegato, è quello stesso contenuto di Gio, di Joshua, e unito a Yahweh è la gioia che esiste in questo mondo.